Amici di Auto Digest, oggi proviamo l'Audi Q5, il SUV premium di classe medio-alta di Audi. Oltre stare un minuto anche senza di te. Il regno di vetture come queste è senza dubbio l'autostrada. L'Audi Q5 è una regina. La comodità, il comfort che offre e il silenzio che si vive a bordo sono veramente di altissimo livello. Il motore turbo diesel da 190 cavalli permette prestazioni davvero sportive. La trazione integrale dà una sicurezza fantastica. Anche quando piove tantissimo la vettura è stabilissima. Davvero una sensazione straordinaria di sicurezza. Non mancano ovviamente i controlli di stabilità, di tenuta di corsia, di frenata automatica. Ma anche sulle strade statali, sulle strade di campagna, è una vettura che si guida con una piacevolezza straordinaria. Il cambio S-Tronic a 7 rapporti è fluido e veloce, anche se abbiamo notato qualche impuntatura quando si vuole usare molto sportivamente anche con i paddles al volante. Comunque ha una ripresa e uno scatto che permette di togliersi anche da situazioni di difficoltà in città con molta velocità e soprattutto una tenuta di strada a prova di incoscienza. Veramente un SP che interviene prontamente. Davvero sulla strada è una vettura che dà una sensazione di benessere assoluto. E i 400 Nm di coppia aggiungono piacere al piacere, oltre al piacere tattile, perché i materiali di questa versione Sportline sono piacevoli al tatto e tutti sappiamo quanto questo sia bello quando si sta a bordo. È la differenza che fanno le auto di categoria premium. Come dicevamo, la tenuta di strada in curva permette anche di divertirsi. D'altra parte è un'auto che in autostrada supera anche 220 all'ora di tachimetro, ove permesso. Ma allo stesso tempo, quando vogliamo avventurarci fuori dall'asfalto, lei non si rifiuta assolutamente. Il sistema Audi di trazione integrale e inserimento automatico è velocissimo. Gli sterrati si percorrono anche a velocità rilevante e ci si diverte anche un po' guidando da rally, ma quando si deve affrontare un percorso più difficile l'inserimento avviene al momento giusto, la vettura supera anche asperità e fango, veramente notevole, ci è piaciuta molto anche in queste situazioni, quindi niente paura, basta non esagerare e lei vi soddisferà. D'estate abbracciati lungo il mare. Certo, non dimentichiamo che queste situazioni fanno molto le sospensioni pneumatiche, che sono un optional abbastanza costoso. Per il resto, bagagliaio enorme, finiture di altissimo livello, come dicevamo, ulteriormente incrementabili con tanti soldi. L'Audi Virtual Cockpit, che è sempre una finitura abbastanza interessante perché permette di avere il satellitare davanti agli occhi e molto altro. Il consumo è ottimo, si fanno anche 13, 14, 15 km con un litro. Basta non esagerare. Insomma, un'auto che, ricordiamo, è costruita in Messico e non in Germania, ma la qualità è la medesima.